me è una gioia condividere intanto una rassegna di questa qualità, nel senso che davvero è un progetto, non si può più chiamare di ricerca, non si può più chiamare altro, ormai, giustamente come diceva la Pierluca, questa contaminazione arriva dappertutto, lo vediamo in cartelloni nazionali, quindi non è un caso in cui si apra al teatro nuovo con uno spettacolo di film. Io ho dovuto, perché non c'è un'altra possibilità, spostare le date di prova del nostro spettacolo per Butta Sogno, ma sono stato felice di farlo perché per me era molto importante iniziare con questo grande progetto di Timmy. Timmy è un artista straordinario e porterà uno spettacolo fortissimo, quindi speriamo di riuscire davvero a riempire il teatro nuovo anche esatto, uno schianto in questi giorni. Quindi ringrazio il dottor Saurelli di questa felice collaborazione. Ringrazio moltissimo Pierluca, perché da anni con Pierluca lavoriamo a tanti progetti comuni. Parte Veneto è un punto di riferimento, loro sono ormai sul territorio Veneto importantissimi da tanti punti di vista. C'è una sfida importante per me, che lancio subito a Pierluca: il teatro più forte del Veneto è, io dico Verona, lui dice Mestre. Siamo, come dire, appaiati, nel senso che abbiamo superato egregiamente Padova e Venezia, forse grazie anche, come dire, a qualche gomma che ha cambiato lungo la strada, quindi si sono persi un po' loro. Ma noi ci battagliamo per avere le città con la maggiore qualità e quantità di spettatori e spettacoli, e appaiati sono Mestre e Verona. Parte le coppe, insomma. Esatto, parte le coppe, siamo così. Quindi è una bellissima concorrenza, quindi davvero questo mi viene di gioia. E la cosa che mi rende più felice è che in questo progetto teatrale ci siano dei nomi di grandissimi artisti. Daniele Montredini per me è stato un grande maestro e sono felice che l'abbiate proposto, di Tommaso, perché per me è un punto di riferimento. Io l'ho visto alcuni anni fa nel film sul lavoro a Modena, sempre bravissimo. A me fa moltissimo piacere che la stagione si chiuda con Jesus dei Babilonia, perché in Babilonia sono davvero una compagnia veronese di Oppeano, che nel corso di questi anni ha saputo trovare una traccia poetica importante, quindi aprire con Tim e chiudere con Babilonia è davvero un segno molto forte. E quindi noi in questo, oltre a ospitare l'apertura, siamo felici perché siamo convinti che possiamo insieme lavorare moltissimo sulla promozione. Quindi già lavoreremo su una strategia di promozione fortissima. Dal primo giorno in cui al Grande Teatro, quest'anno il teatro è andato molto bene, due lì cominciano, ci sono i nuovi biglietti, ci siamo già sul Divertiamoci, che è una stagione diversa, però alcuni artisti che frequentano il Divertiamoci sono anche artisti che domani, dico Bisio, perché uno potrebbe benissimo andare nella stagione altro teatro nel suo immaginario. Quindi più riusciamo in tutti i modi a contaminare il pubblico, perché il vero tema, come sappiamo a Verona, è che talvolta il pubblico della città di provincia, la nostra una bellissima città con una bellissima offerta, però è un pubblico che ha delle abitudini e quindi è abituato ad andare per certe realtà in certi luoghi. E quindi il nostro lavoro da operatori culturali è fortemente questo, cioè riuscire a portare gli spettatori anche in un luogo, ad esempio come il Camp Nou, che è un bellissimo teatro, molto adatto a un certo tipo di teatro, che perché ti sei più immerso, perfetto e meraviglioso quasi per tutto, però è un luogo davvero suggestivo, quindi riuscire a portare sia sicuramente i giovani, sia il pubblico che ama appunto Manfredini o ama certi attori come Antonio Lezza, ma anche un pubblico non più giovanissimo che però abbia voglia di essere incuriosito, abbia voglia di rischiare, provare, perché il vero tema, quando ho visto due giorni fa all'Olimpico di Vicenza in Babilonia al debutto, mi è piaciuto moltissimo vedere un pubblico totalmente trasversale. C'erano 150 ragazzi giovanissimi, ma c'erano anche molti spettatori assolutamente anziani come me che sono andati a vedere una cosa nuova e sono rimasti entusiasti. Avevo vicino due signori anziani di Vicenza che alla fine hanno fatto applauso, bravi, impazzite, e gente che va normalmente a vedere spettacoli classici a Vicenza. Quindi questo è molto bello.